Fano TV, bentrovati. In questo speciale parleremo di erosione del suolo, un fenomeno naturale che crea non pochi problemi ai nostri agricoltori. Vedremo insieme ai nostri tecnici come contrastarla e prevenirla. L'erosione del suolo è un fenomeno naturale. Quali sono le tecniche che lo contrastano e lo prevengono? Sì, è un fenomeno naturale, è importante ricordarlo ed è importante ricordare che naturalmente un terreno in collina perde annualmente circa una tonnellata di terreno utile e fertile per l'agricoltura. Il compito dell'agricoltore e dell'agricoltura in generale è quello di far sì che questa perdita non aumenti oltre questo, diciamo, valore, che è un valore naturale. Per impedire questo incremento di perdita le strade sono sostanzialmente tre. La prima, diciamo in ordine anche di importanza, ma soprattutto del ruolo che hanno in agricoltura, è quella della regimazione delle acque e quindi controllare il deflusso delle acque naturali sul terreno. La seconda tecnica sono le tecniche colturali o agronomiche, che è un po' il tema, diciamo, di questa intervista, e il terzo è sicuramente il contenuto di sostanza organica nei terreni. Abbiamo parlato di regimazione delle acque contro l'erosione del suolo. In che cosa consiste? La regimazione delle acque in sostanza consiste nel ricreare quelli che una volta erano un po' le nostre, l'arte dell'agricoltore marchigiano in particolare, perché significa ricreare solchi, acquai o cosiddette anche scoline nei versanti, che per far sì che l'acqua che cade dall'alto, diciamo, venga da un lato rallentata attraverso queste scoline, e nel rallentare la sua velocità di deflusso viene maggiormente assorbita dal campo, quindi arriva a valle con meno violenza, con meno quantità. L'arte di realizzare queste scoline in maniera obliqua rispetto al versante della collina e poi di ricondurle in quelli che noi chiamiamo fossi collettori è una di quelle pratiche che dovrebbero essere obbligatorie in agricoltura per la condizionalità, ma che purtroppo ultimamente ritroviamo molto di rado, perché sono state in qualche modo sostituite dalla meccanizzazione, che ha semplificato molto queste tecniche di cui, ripeto, eravamo maestri. Quali sono le tecniche colturali che permettono il contrasto dell'erosione del suolo? Allora, sostanzialmente il terreno, affinché assorba più acqua, deve rimanere coperto. Quindi tutto quello che porta alla copertura del terreno durante tutto l'anno è utile per il terreno stesso. Come facciamo a mantenerlo coperto tutto l'anno? Ovviamente c'è il periodo in cui c'è la coltura in atto, i periodi invece in cui tra una coltura e l'altra il terreno rimane scoperto. Ecco, per evitare queste diciamo, zone morte, chiamiamolo così, o comunque nude per il terreno, ci sono tecniche che dovranno sempre più essere riprese, come le cover crop, oppure lasciare anche lo stesso terreno sodo, quindi cercare di non lavorarlo subito, ma lavorarlo con lavorazioni magari più superficiali, in maniera tale che comunque si sviluppi, se non una specie come nel caso della cover crop seminata, ma una specie spontanea. L'altra tecnica è quella di nei terreni tipo vigneti, oliveti o frutteti lasciare ovviamente inerbito il più possibile, e anche su questo va detto che la Comunità Europea ha previsto degli aiuti specifici per questi inerbimenti, e l'altro sistema è quello di far sì che ci siano sempre più colture che rimangano tutto l'anno sul terreno, come per esempio l'erba medica. L'altra tecnica, dopo quella della copertura del terreno, è sicuramente quella di modificare il meno possibile la struttura del terreno, perché il terreno deve rimanere in qualche modo stabile. Per diciamo, impattare il meno possibile sul terreno è necessario sostituire interventi come l'aratura, che tipicamente nei nostri terreni veniva effettuata anche a 50-60 cm di profondità, con lavorazioni tipo erpicature profonde, poi magari sostituite da un'aratura più superficiale, oppure addirittura direttamente lavorazioni superficiali, penso a un aratro a dischi o un erpice e quant'altro, e l'ultima sarebbe anche quella addirittura di non lavorare per niente il terreno, come la semina su sodo, che però è una tecnica che, va detto, la si può applicare solo quando il terreno è in determinate condizioni e con determinate colture, quindi è sicuramente una tecnica che ha una grande valenza ambientale, ovviamente si evita poi di fare trattamenti come i diserbanti, ma allo stesso tempo non è sempre applicabile, quindi applicabile solo in determinate condizioni.
Tra le strategie che abbiamo nominato per contrastare e prevenire l'erosione del suolo, ultima ma non in ordine di importanza, le sostanze organiche presenti nel terreno. Come una scala di importanza l'ho messa all'ultimo, però va anche detto che i terreni che sono ricchi di sostanza organica sono di per sé terreni che naturalmente tendono ad assorbire più acqua e assorbendo più acqua ovviamente mitigano, no, notevolmente l'erosione stessa del terreno. Sono terreni più stabili e sono anche terreni quindi che ideali appunto per limitare il rischio dell'erosione. Il problema è che i nostri terreni marchigiani purtroppo sono sempre più poveri di questa sostanza organica ed il problema è anche che poterla arricchire, poter far sì che questi terreni aumentino la sostanza organica richiede tecniche di coltivazione che in questo momento diciamo non rappresentano proprio la nostra agricoltura. Se però si vuole andare verso una direzione in cui questo fenomeno dell'erosione che sempre più crea danni soprattutto a valle sarà necessario che anche la nostra agricoltura faccia dei passi avanti. Va detto che l'Europa e le politiche in generale stanno aiutando in qualche modo o obbligando in qualche modo l'agricoltura ad andare verso quella direzione, perché sempre più sentiremo parlare di ecoschemi, sempre più sentiremo di parlare di agricoltura biologica e di basso impatto ambientale. Amici di Fano TV, il nostro speciale termina qui. Abbiamo visto insieme come prevenire e contrastare il fenomeno naturale dell'erosione dei terreni. Alla prossima puntata.